trovati alla terza edizione del TG6. Questa mattina a Pescara i parlamentari abruzzesi hanno incontrato gli operatori commerciali nella sede regionale della CNA per discutere di un possibile provvedimento di moratoria sugli aumenti tariffari delle autostrade, soprattutto di A24 e A25. Alfredo Primante. La CNA Abruzzo chiede ai parlamentari abruzzesi di intervenire sul governo Renzi affinché imponga una moratoria sugli aumenti dei pedaggi autostradali per almeno 3 anni, dopo l'ennesimo aumento da parte di Strada dei Parchi che gestisce la A24 ed A25. Secondo l'associazione, gli aumenti sono ingiustificati in un momento in cui l'economia abruzzese è in difficoltà. Noi oggi chiediamo ai parlamentari abruzzesi di invertire questa rotta nefasta, la definirei, e di chiedere al governo Renzi di congelare per almeno 3 anni gli aumenti sulle autostrade abruzzesi. Io aggiungo, essendo presidente nazionale, che si debba rivedere complessivamente tutto il tema che riguarda i pedaggi autostradali e le concessioni. Per gli autotrasportatori questa è una delle voci più importanti di costo e in un momento di crisi come quella che le imprese abruzzesi stanno attraversando, sono costi assolutamente insostenibili. Negli ultimi 17 anni Roma-L'Aquila è aumentata di oltre il 150%. Noi siamo in presenza di aumenti che si ripercuotono non solo sui cittadini, ma anche sugli autotrasportatori e in generale sull'economia abruzzese, perché un'infrastruttura strategica come l'autostrada, fatta con i soldi dei cittadini, quindi a carico della fiscalità generale, ora viene gestita in modo tale che i pedaggi costano di più della benzina. Abbiamo presentato già molte interrogazioni, atti parlamentari contro questo che secondo noi è un'assurdità, un paradosso. Quegli aumenti ingiustificati a nostro avviso è superiore a qualsiasi media nazionale, qualsiasi altra autostrada. Noi ci siamo sempre stati, ci auguriamo che adesso anche i parlamentari della maggioranza facciano il loro dovere e facciano quello che almeno a parole dicono di voler fare. L'obiettivo è quello di presentare un documento comune al governo e anche al concessionario. Esattamente, quello di presentare un documento comune per bloccare l'aumento delle tariffe, recuperare gli aumenti che ci sono stati negli anni passati e arrivare almeno a un numero di anni senza aumenti, perché almeno per recuperare in parte quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Ieri pomeriggio a Pescara si è svolto l'incontro sulle reti TEN-T della macroregione Adriatico-Ionica. Firmato il patto della connettività per predisporre nuove infrastrutture di trasporto lungo la dorsale adriatica. Francesca Romana Testi. Connettività europea come strumento di sviluppo della macroregione Adriatico-Ionica. Un obiettivo a lungo inseguito dall'Abruzzo che ieri ha riunito a Pescara i presidenti di Puglia, Marche, Molise, oltre che il vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione, Aldrin Dalipi, e il sottosegretario degli affari europei, Sandro Gozzi. Al centro dell'incontro l'emendamento sull'estensione delle reti TEN-T, fulcro della connettività, i trasporti e le infrastrutture. Sì, innanzitutto gli attori istituzionali nazionali, prima di tutto Ferrovie dello Stato, RFI per quanto riguarda la intelaiatura del ferro, che poi è la prima delle grandi partite. Qui si tratta insomma di fare in modo che un treno possa arrivare in qualunque parte d'Europa. Oggi non è possibile se i treni partono dai nostri porti, e questo la dice lunga sulla capacità di competitività del sistema del centro-sud Italia rispetto a altre parti dell'Italia e dell'Europa. Oggi con questa strategia, con l'allungamento del corridoio, per esempio, risolviamo questo problema, che significa milioni di investimenti lungo la dorsale adriatica, significa velocizzazione oggi per i passeggeri e domani anche alta velocità. Ma se non stavi dentro quella nuova programmazione, stavi fuori dai finanziamenti. Quale può essere il vantaggio economico per l'Abruzzo facendo una previsione? Ma io credo che è il vero cambiamento della storia della nostra regione. La nostra regione è stata sempre detta e definita e raccontata come la regione ponte tra tutto ciò che sta al di là del mare Adriatico e tutto ciò che sta al di qua del mare Tirreno, cioè il collegamento, per essere chiari, Civitavecchia, Roma, Ploce e tutto il mondo che sta di là. Però solo sulla carta, di fatto eravamo esclusi. Oggi invece stiamo dentro il cuore di questo grande flusso che da est arriva a ovest, arriva in Europa e dal sud
sud arriva nord e arriva in Europa, e noi stiamo centrali in questo nuovo movimento delle persone e delle cose. È chiaro che con le nostre infrastrutture ci giochiamo la partita della storia, cioè il secondo tempo della vita economica riparte proprio da qui. Gli ambientalisti chiedono che il Ministero faccia chiarezza sulle sospensive in atto alle società che hanno fatto richiesta di permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste adriatiche. Ascoltiamo. Sempre sul caso di Ombrina, del Notriva si chiede di chiarire al MISE alcuni aspetti. Sono uscite delle notizie negli ultimi giorni che hanno davvero fatto crescere una polemica. Si parla sempre dei confini delle 12 miglia, poi in questi giorni c'è anche un'altra notizia, proprio quella della saturazione del mercato del petrolio, tra l'altro. L'intervento normativo che è stato portato, effettuato con la legge di stabilità, non chiarisce gli effetti dei procedimenti in corso che, a dire del governo, sarebbero da ritenersi conclusi. Ma questa è un'eventualità, nel senso che da un lato i procedimenti in corso potrebbero essere solo sospesi, da un lato potrebbero ritenersi conclusi. Qual è la prova di tutto questo? Ovviamente il rigetto delle richieste che sostengono quei procedimenti in corso, quindi soltanto con la pubblicazione sul bollettino ufficiale degli idrocarburi del provvedimento di rigetto si avrà la prova provata che si sarà trattato di una chiusura dei procedimenti e non di sospensione. Il rischio è che si vada avanti e che questo venga messo in sordina? Il rischio è che ci sia un congelamento di questi procedimenti e un possibile riavvio successivamente. Attenzione, perché può anche darsi che uno o più procedimenti trovino conclusione, ma questo non ci garantisce che, poiché sono 14 più 8, quindi 22 procedimenti in corso, tra concessioni, richieste di concessione e richieste di poter appunto cercare, non è detto che per tutti ci sia questa chiusura definitiva. Insegne spente invece in segno di protesta a Pescara contro le targhe alterne. Esplode la rabbia dei commercianti che la prossima settimana incontreranno il prefetto e manifesteranno sotto il comune. Dopo giorni di proteste ed annunci sulla questione targhe alterne e smog a Pescara, i commercianti passano dalle parole ai fatti con la prima manifestazione di contrarietà al provvedimento preso dall'amministrazione Alessandrini per combattere l'inquinamento dell'aria in città. Insegne degli esercizi commerciali spente a partire dalle 20 di questa sera, in segno di protesta contro quella che gli esercenti hanno definito la farsa delle targhe alterne, a loro giudizio inutile e dannosa soprattutto nel periodo dei saldi. Noi abbiamo condiviso questa posizione con altre associazioni di non condivisione di questa misura delle targhe alterne, perché a nostro avviso non risolve i problemi di inquinamento che ha la città. Abbiamo detto che era meglio fare per esempio domeniche ecologiche in cui si chiudeva tutta la città, e secondo noi avrebbe avuto un effetto migliore per la salute dei cittadini e non avrebbe impattato sull'economia della città e quindi sulle attività commerciali e artigianali. Lunedì tutte le sigle delle associazioni che riuniscono i commercianti e che stanno dando vita alla protesta chiederanno un incontro con il nuovo prefetto di Pescara, Francesco Provolo, mentre martedì è già in programma un'altra manifestazione di protesta davanti a Palazzo di Città in Piazza Italia, organizzata da CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio. Ad onor di cronaca bisogna segnalare che i dati ARTA registrano un miglioramento della qualità dell'aria che respirano i pescaresi, merito delle targhe alterne, ma anche e soprattutto del meteo che sta dando una grossa mano. Infatti il vento forte di questa settimana ha spazzato via gran parte delle polveri sottili responsabili del peggioramento dello smog. È proprio in considerazione delle mutate condizioni meteorologiche che il comune potrebbe prendere la decisione di sospendere l'ordinanza targhe alterne. Ma ovviamente per ora vige un atteggiamento di prudenza. A gettare acqua sul fuoco della protesta però ci hanno pensato i 5 Stelle, che con una nota hanno chiesto al sindaco Marco Alessandrini di revocare la delega al traffico al suo vice Enzo Del Vecchio e in subordine di ritirare subito il provvedimento di chiusura al traffico. Ora non resta che guardare al cielo per capire se la pioggia o la neve getteranno acqua sul fuoco spegnendo le polemiche, oppure se ci penserà direttamente l'amministrazione pescarese, cedendo alle pressioni di opposizioni e commercianti e mandando in soffitta le targhe alterne.
Ed ora la cronaca giudiziaria: hanno utilizzato abusivamente del sistema informatico del Ministero per informare alcuni imprenditori di una inchiesta a loro carico. Nei guai due poliziotti della stradale di L'Aquila. L'inchiesta riguarda le presunte infiltrazioni dei casalesi nella ricostruzione. Daniela Rosone. Due poliziotti della Polizia Stradale dell'Aquila, Daniele Palumbo e Maurizio Ciancarella, sono stati condannati per accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno, che avrebbero utilizzato per informare alcuni imprenditori di un'inchiesta a loro carico. Si parla dell'inchiesta dell'antimafia su presunte infiltrazioni del clan dei Casalesi nella ricostruzione post-sisma della città dell'Aquila. A Palumbo, assieme ad Alfonso Litella, uno degli imprenditori finiti in manette, il GUP del Tribunale dell'Aquila ha inflitto 2 anni di carcere, con pena però sospesa per i benefici di legge e con interdizione a carico dell'agente di polizia. Il secondo, invece, Ciancarella, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi, poiché gli viene contestato anche il reato di peculato per uso improprio dei mezzi di servizio. Avrebbe infatti dato un passaggio con l'auto della polizia ad uno degli imprenditori arrestati. Assolti invece 2 figli di Alfonso Litella, costruttori coinvolti nell'indagine. L'inchiesta, lo ricorderete, riguardò la ricostruzione privata e portò agli arresti gli imprenditori Alloggizi, Dino e Marino Serpetti, Michele Bianchini e Ditella, padre e figli. Nel corso del procedimento gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Massimo Carosi, Antonella Pellegrini e Massimiliano Venta. Il 29 febbraio prossimo intanto ci sarà l'udienza preliminare davanti al GUP Flavio Conciatori, giudice applicato, visto che i magistrati aquilani sono tutti incompatibili, essendosi già pronunciati sotto altre vesti nello stesso procedimento. Aveva allestito un piccolo supermarket della droga nella sua abitazione di Rosciano, ma proprio il via vai di giovani nei pressi della sua casa ha messo sull'avviso i carabinieri della locale stazione e del radiomobile di Penne, che agli ordini del capitano Alessandro Albano hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 19enne, trovando, grazie anche al fiuto dei cani del nucleo cinofili di Chieti, panetti con 200 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana, 26 grammi di cocaina e 46 semi di cannabis. Per il giovane è così scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il trasferimento nel carcere pescarese di San Donato. 6 persone denunciate per truffa, ricettazione e appropriazione indebita, di cui 3 tra Teramo, Silvi e Pescara, colpite dall'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, dal divieto di uscire di casa dalle 18 alle 7 e dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È questo il bilancio dell'ultima operazione condotta dalla squadra mobile di Teramo e coordinata dalla Procura, che al termine di indagini svolte tra il 2014 e il 2015 ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale operante tra le province di Teramo e Pescara e composta da 6 italiani dediti alla ricettazione all'estero di veicoli e macchine operatrici illecitamente sottratte a ditte di autonoleggio e imprese specializzate nel settore edile agricolo. Le indagini, che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche ed apparati GPS installati sulle autovetture, hanno permesso di recuperare oltre 15 mezzi già pronti per essere venduti sul mercato nazionale ed estero e di verificare come l'attività criminale interessasse anche la ricettazione di prodotti termoidraulici. Il Comune di Pescara annuncia la sospensione del servizio domiciliare ai malati per 3 mesi. Problemi di fondi, secondo l'amministrazione, e sono 150 i pazienti coinvolti dal taglio. Il servizio. La notizia è quella della sospensione del servizio di assistenza domiciliare per 90 pazienti. Il Comune di Pescara dichiara di avere difficoltà con i fondi e di interromperlo fino al 1° aprile. In realtà sono 150, perché ad alcuni viene completamente eliminata l'assistenza domiciliare, cancellata, e in altri casi c'è una riduzione d'orario. Faccio presente che tra l'altro è già insufficiente a Pescara la copertura per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata, così come molto altro in campo di politiche sociali. Rispetto ai comuni del nord Italia o dell'Emilia Romagna, la nostra situazione è un welfare municipale che è quasi inesistente. Ci voleva il PD e questa pseudosinistra, il governo della città,
tutta per tagliare su una spesa di questo tipo. E raccontare che non ci sono i fondi mi sembra francamente scandaloso, bisogna scegliere delle priorità. E ovviamente è inutile fare mente locale su quante cose si possono tagliare prima di andare a colpire chi soffre di Alzheimer, i tetraplegici, i Parkinson, tra l'altro persone che non solo hanno questi guai di salute enormi, ma devono anche, per avere accesso a quel servizio, non hanno neanche un reddito molto elevato. Quindi andare a tagliare su quel tipo di spesa è davvero una cosa irresponsabile, di cui io non ritengo che il peso possa gravare soltanto sull'assessore competente, che anche se avrebbe fatto bene a battere i pugni sul tavolo, ma sull'intera maggioranza e intera amministrazione. A Teramo il consigliere Maurizio Verna, a nome del Partito Democratico, chiede ai vertici ASL una maggiore attenzione sui costi da sostenere per tornare in possesso del parcheggio dell'ospedale Mazzini. Continua a far discutere la scelta dell'ASL di Teramo di tornare in possesso del parcheggio dell'ospedale, affidato subito dopo la realizzazione a un'azienda privata. In ballo ci sono 5 milioni di euro, la differenza tra i 3 offerti dall'azienda sanitaria e gli 8 richiesti dalla parking. Soldi che per il Partito Democratico dovrebbero essere spesi per altre priorità e la sanità ne ha più che bisogno. Non può essere la collettività che ci rimette sempre su queste cose, perché si parlano di milioni di euro per ridarlo al privato e ci vorranno molti più milioni di euro per completarlo, perché oggi su 1000 posti sono 500, manca una copertura che ovviamente per limitare quell'enorme impatto ambientale che c'è oggi e che noi già molti anni fa abbiamo evidenziato. Insomma, su queste cose abbiamo molti dubbi, abbiamo parlato oggi in Consiglio Comunale, ne parleremo anche martedì prossimo in Consiglio Provinciale. Vogliamo che la ASL, la Direzione Generale e comunque chi di dovere dica al territorio le cose come stanno, se ci sono delle responsabilità, insomma bisogna vedere bene prima di agire su queste somme, perché, ripeto e ripetiamo, se ci sono dei fondi utilizziamolo prima per gli ospedali e poi eventualmente per i parcheggi fuori. Cambiamo decisamente argomento. Il distretto turistico del Gran Sasso rappresenta una grande innovazione per il territorio. Se ne è parlato in un incontro organizzato dalla Gran Sasso Anno Zero e presto è stato annunciato al via i lavori sul Gran Sasso con i fondi CIPE. Gran Sassopoli, errori, crisi e rilancio. Il Gran Sasso al centro di un dibattito organizzato dall'associazione Gran Sasso Anno Zero per parlare di futuro, anche attraverso il ruolo del distretto del Gran Sasso, che ha incontrato così associazioni e politica. Deficit di management, assenza di una visione strategica, frasi che purtroppo ricorrono quando si parla della montagna aquilana. Il sito che ci porterà a metterci in evidenza si chiama Gran Sasso Experience. Tanto per cominciare. Il piano di marketing che andremo a gestire avrà una parte molto innovativa, che è quella di un progetto sul territorio di ascolto, e quindi andremo a sentire i cittadini, le persone che abitano e soprattutto i giovani. Noi oggi siamo terrorizzati, la prima emergenza che il distretto ha, oltre quella di una diffusione turistica, è quella di far sì che non ci sia lo spopolamento e l'abbandono da parte dei giovani soprattutto di questi territori, altrimenti creeremo tanti posti fantasma. Quindi dobbiamo dire che la montagna è un affare, la montagna è importante, la montagna ha due stagionalità, quindi partiamo dall'idea che comunque in montagna si può lavorare veramente tutto l'anno. La politica apre intanto al coinvolgimento del parco e riconosce gli errori del passato, mentre il sindaco Cialente ricorda i 7 milioni di euro del CIPE per il Gran Sasso, che verranno usati in prima battuta per riqualificare l'albergo e per altri progetti. Su tutti è stato illustrato anche quello per realizzare uno snow park sul monte Scindarella. La montagna, il Gran Sasso, è una grande risorsa turistica. Ci sono dati molto interessanti all'andamento del turismo sulla rilevanza e la crescita degli sport invernali, gli sport di montagna e anche estivi, però tant'è vero che abbiamo creato questo primo distretto turistico della montagna, che è il più grande d'Italia perché ha 60 comuni. Adesso c'è la campagna di marketing per 300.000 euro che è stata regolarmente messa a gara, i sentieri sono stati già tutti quanti messi a gara. Adesso inseriremo
con la rimodulazione dei soldi del terremoto reinseriremo il finanziamento delle attività per quanto riguarda i rifugi, per fare proprio un percorso, un cammino lungo il Gran Sasso, e in modo che poi le giovani possano dare vita anche a attività turistiche lungo questo cammino. Celebrazioni in corso presso l'Istituto Galiani di Chieti, che festeggia i suoi 150 anni. Era il 1865 quando per la prima volta a Chieti si aprivano le porte dell'Istituto Tecnico Ferdinando Galiani nella splendida cornice di Villa Frigeri. A 150 anni dalla sua nascita, l'istituto decide di celebrare 4 giornate per ricordare da un lato gli ex allievi come l'ex presidente della regione Giovanni Pace, Enrico Rispoli, Roberto Mascarucci e anche l'attuale questore di Milano Luigi Savina, 4 gli indirizzi delle giornate: architettura, amministrazione, finanza, turismo. Nella giornata conclusiva invece l'attenzione è stata puntata sulla legalità, un messaggio importante da diffondere alle nuove generazioni. Come Consiglio Superiore della Magistratura abbiamo stipulato un accordo con il MIUR, un protocollo d'intesa con il Ministro Giannini per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole, prevedendo una partecipazione strutturata, organizzata dei magistrati nelle scuole italiane. A mio vedere c'è un motivo che forse più di altri può farci sperare nel futuro, e cioè quello in base al quale costituisce una condizione essenziale per garantire crescita e giustizia sociale, equa distribuzione delle opportunità per il presente e per il futuro. E questo valore, direi così, di convenienza, considerare il rispetto delle regole un valore e non un ostacolo. E proseguono le consegne dei defibrillatori da parte della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella nei comuni, questa volta a favore del comune di Loreto Aprutino. Antonio Recanati. Continua la consegna da parte della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella dei defibrillatori nelle filiali dove la banca insiste sul territorio. Noi siamo qui a Loreto Aprutino appunto e c'è la direttrice Tiziana Di Pietrantonio, che è la direttrice di filiale di Loreto Aprutino, ecco, una banca non solo economicamente ma vicina anche in questi casi. Come ha ben detto lei, è una banca costituita nel 1956 che da sempre è impegnata in attività sociali, soprattutto nei territori in cui opera. Quella di oggi è un'iniziativa volta in tal senso. Che dire, io sono onorata di essere qui a nome e per conto dell'istituto a rappresentare questo evento prestigioso. Sindaco Sarinieri, dicevamo di questa banca da tanti anni presente sul territorio a Loreto Aprutino, una banca che fa anche di queste azioni di solidarietà e di davvero iniziative importanti sul territorio. È una banca che riesce sempre a distinguersi e mantiene le promesse, soprattutto in questi ultimi anni anche l'aiuto ai cittadini, oltre che ai territori, orientata al welfare, che con la crisi diciamo sempre le fasce di bisogno aumentano, quindi è una banca che sta facendo degli interventi che risultano a volte tempestivi e provvidenziali proprio nel senso dell'aiuto. Questa è l'ennesima conferma che comunque è orientata al campo della salute, degli strumenti che risultano sempre più spesso di salvavita e che l'amministrazione adesso cercherà di adoperare indirizzando l'uso nella maniera migliore. Quindi un ringraziamento al Presidente Savini, a tutti i dipendenti e anche al Direttore Generale di Giampaolo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Vittoria al Cardiopalma per il Pescara, che si è imposto e rimonta in pieno recupero sul Livorno per 2-1. Dopo il vantaggio ospite con Moscati, sono stati 2 calci di rigore trasformati da Cocco e Caprari a regalare i 3 punti ai biancazzurri. Partita complicata nonostante Livorno l'abbia giocata quasi interamente in 10 per la prematura espulsione di Emerson. Paolo Renzetti. Una vittoria da 3 punti pesantissima e con il terzo posto che da questa sera è realtà. Gara batticuore allo stadio Adriatico con il Pescara che con 2 rigori supera per 2-1 il Livorno in rimonta, e grazie ai gol di Cocco alla prima rete stagionale Caprari festeggia una vittoria dal valore davvero grande per la Oddo Band. Un pomeriggio da incorniciare con la 5ª vittoria di fila e con 40 punti che rappresentano un bottino niente male. Si comincia con una coreografia eccezionale in curva
Nord per ricordare a 10 anni della sua scomparsa Marco Mazza, detto Bubù, fondatore del club Pescara Rangers. Il ricordo va anche a quel maledetto 14 aprile del 2012, quando in occasione della sfida fra Biancazzurri e Toscani morì tragicamente il giocatore del Livorno, Pier Mario Morosini. Si inizia subito con un episodio decisivo al secondo fallo di Emerson sulla Padula lanciato a rete ed espulsione del difensore livornese, con i toscani che restano in 10 per tutta la gara. I biancazzurri cercano subito di approfittarne. Al sesto Benali, infatti, dai 18 metri chiama al miracolo Pinzogno il calcio d'angolo. Al settimo la Padula in versione pelata con un guizzo crea ancora un brivido all'estremo toscano che riesce a respingere. Il Livorno, passato lo shock per il rosso ad Emerson, si riorganizza con Mutti che richiama in panchina Comi per Jelenic. Dall'altra parte i biancazzurri continuano a spingere, riuscendo però con meno facilità ad arrivare dalle parti dell'estremo toscano. Al 28esimo ci prova Zampano al volo con la sfera che termina al lato. Al 34esimo ci riprovano i biancazzurri con un cross di Benali respinto con i pugni da Pinzoglio. La pressione dei biancazzurri è costante ma a tratti confusa, anche se al 39esimo Benali di testa va a colpire a botta sicura, trovando una paratona incredibile di Pinzoglio che ricaccia la palla dalla linea bianca. Il portiere Amaranto si disimpegna bene anche al 46esimo, poi su una punizione tesa ma centrale di La Padula. Nella ripresa si riparte con i biancazzurri in avanti e con il Livorno che trova in apertura con Moscati di testa il gol del vantaggio. Oddo richiama Mandragora negli spogliatoi mandando in campo Mitrizza e mai sostituzione fu più indovinata, perché il romeno si guadagna un rigore al 20esimo per un netto fallo di Regoli proprio ai suoi danni. Dagli 11 metri non c'è Memusciai, Bacocco che scarica in rete tutta la rabbia per un girone di andata sottotono segnando il gol della parità. Ristabilito l'1-1, il Pescara comincia a tessere la tela e al 27esimo con Mitrizza crea un brivido nella difesa ospite con un tiro a giro che termina di poco al lato. I biancazzurri ci credono e hanno altre due opportunità, al 38esimo con un tiro di Caprari al lato e al 40esimo con un fendente centrale di Mitrizza. Nel finale, con il secondo rigore assegnato da Serra di Torino e trasformato dall'ex romanista per un incredibile 2-1 che sa davvero di Serie A. Ed ora ascoltiamo una piccola battuta dell'allenatore Massimo Oddo. Importante perché ci sono scontri diretti, perché abbiamo superato una squadra. Siamo terzi, siamo a 6 punti, 5 dalle prime. E quindi abbiamo staccato qualche squadra che secondo me è molto forte e può rientrare in gioco. Quindi vittoria fondamentale anche per come si era messa. Non ero molto contento dell'espulsione oggi, devo dire la verità, perché come avevo anticipato prima sapevo che sarebbe stata una partita difficile, difficilissima. Con l'espulsione si è complicata ancora di più, perché poi le cose diventano ancora più difficili. Certo, è un vantaggio però relativo, perché diventa tutto più difficile. È ovvio che quando tu incontri squadre che sono arroccate dietro devi, come ho detto l'altra volta in conferenza, devi muovere velocemente il pallone, perché è più veloce degli uomini. Noi l'abbiamo fatto non con tanta velocità ma soprattutto allargando poco il gioco, e quelle volte che ci arrivavamo sul fondo non la mettevamo. Quindi infatti il primo tempo ho detto: una volta che arriviamo la mettiamo la palla, ogni tanto si può mettere, non è che ci dobbiamo andare in porta. Sembravamo più una squadra di calcetto che di calcio. Pulse poi hanno fatto bene, perché sono contento che una squadra che trova queste difficoltà fino al 90esimo continua a giocare senza alzare una palla, e questo vuol dire che è una squadra che crede molto in quello che fa e vuole raggiungere i risultati attraverso una precisa identità. È fondamentale vittoria in zona Cesarini per la Virtus Lanciano. Un gol di Di Francesco permette infatti ai frentani di superare la Provercelli e di portarsi a 3 punti dalla zona salvezza. Alessio Giancristofaro. Vittoria di cuore, vittoria per Roberto D'Aversa. Chi rimane ci crede, chi va in campo tra le mille difficoltà oggettive darà tutto. Il prologo del 2016 è dunque positivo e le speranze sono ancora vive, le stesse speranze che ormai rappresentano il leitmotiv di tutti, squadra e pubblico. Fa freddo a Lanciano ma a riscaldare chi ancora ci crede ci penserà al photo finish Federico Di Francesco. Si parte con il ricordo di Marco, un ultras scomparso in settimana con Mammarella e Aquilanti e tutti i rossoneri sotto la curva
trova Sud a depositare un mazzo di fiori. Primo tempo brutto, le occasioni arriveranno col contagocce 3-5-2 per la Virtus, con gli innesti dal primo minuto dei neo arrivati Salviato e Vitale, in avanti Marilungo e Padovan. La prima occasione al decimo, incursione di Germano sulla sinistra, l'ex lanciano supera Mammarella in velocità che recupera, ma in ogni caso riuscirà a spazzare l'insidia dall'area piccola. Tredicesimo, punizione di Mammarella da buona posizione, aggancia e prova la conclusione a Mentalo, mura la retroguardia vercellese sulla cui respinta ci proverà Di Francesco, che però non impensierisce Pigliacelli. Altra occasione per la Pro qualche minuto dopo, con il prolungamento della sfera per Marchi, ma il numero 9 conclude alto. Ancora Pro, punizione di Di Roberto, impatta di testa un suo compagno di squadra in area, ma la traiettoria della sfera non inquadra lo specchio. Sul finire di primo tempo Bacinovic commette un fallo e lo sloveno salterà Ascoli. La Pro Vercelli chiude in avanti in cerca di grazia, ma troverà giustizia. Corner per i piemontesi, che fanno correre un rischio alla retroguardia rossonera, ma Scavone, nel tentativo di colpire la sfera di testa, la impatta di mano e dopo qualche istante Marini gli mostra il secondo giallo, quindi il rosso. Primo tempo che va in archivio, ma ai posteri rimarrà veramente pochissimo di questa prima frazione di gioco. Foscarini schiera un 4-4-1, D'Aversa innesta un vivace Zé Eduardo per Bacinovic, non pervenuto, e la Virtus sarà più vivace, anche perché il gioco di Foscarini si limiterà solo ed esclusivamente a contenere ancora Marilungo, con un bel gesto atletico, stop di petto e conclusione in porta di prima intenzione, non va. Al 37esimo ancora un calcio di punizione di Carlo Mammarella, ma la palla termina di poco sopra la trasversale, preludio però alla rete che arriva al 41esimo, cross dalla sinistra di Francesco, è ben appostato in area di rigore, ha il tempo di staccare e di indirizzare la palla in porta senza lasciare scampo a Pigliacelli. La Virtus esulta tutta compatta sotto la curva nord, applausi al termine e un vi vogliamo così dalla curva sud, che è una sorta di benedizione nei confronti di una squadra che deve sperare e fare quello che può per le prossime 20 sfide, cioè le prossime 20 finali. Un nota bene in calcio al match, un'altra partita supplementare del Lanciano potrebbe iniziare in settimana nei prossimi giorni, infatti potrebbero esserci delle novità a 360 gradi, condizionale però più che mai d'obbligo, gli scenari potrebbero essere diversi, inaspettati e si auspica positivi, perché se così non fosse sarebbe quasi impossibile trattenere in frontanea altri pezzi pregiati. Chi vivrà vedrà. Scendiamo in Lega Pro, il Teramo inizia col piede giusto il girone di ritorno, un autogol di Parodi consente al Diavolo di superare l'Ancona. Debutto dal primo minuto per il neo attaccante forte, nel corso della ripresa è sceso in campo anche l'altro rinforzo, Cruciani, ma ascoltiamo nel servizio i due allenatori. Misera, avevi detto ci vuole un cambio di passo con l'inizio del girone di ritorno, sei soddisfatto di questa vittoria? Sì, sono soddisfatto per il risultato, perché ci voleva, era una cosa che proprio avevo chiesto con tanta insistenza ai giocatori, perché al di là delle prestazioni che abbiamo sempre fatto in modo discreto, ci servivano i tre punti. Oggi sono arrivati con grande sacrificio, noi da parte nostra ci mettiamo sempre tantissima voglia, tantissima determinazione. Penso che abbiamo giocato contro la terza in classifica, una squadra che aveva preso 13 gol, 14 gol, non ricordo bene, una grandissima difesa, siamo riusciti ad ottenere il risultato pieno, questo è un grande risultato. I nuovi come li hai visti? Forte e poi nel secondo tempo Cruciani? Vabbè, ma li conoscevo bene, io avevo paura che non si integrassero nella nostra mentalità, nel nostro gioco, ma l'hanno fatto benissimo. Vabbè, Cruciani lo conoscevo perché già aveva lavorato con me, ma hanno dato veramente un impatto importante alla partita, alla squadra. La squadra, hanno capito che sono giocatori importanti e quindi adesso ci dobbiamo divertire il girone di ritorno. Conachini, una sconfitta a Teramo con un po' di veleno nel finale, con un'espulsione, con quell'episodio su Perrotta, come l'ha visto? Mi dispiace per il risultato,
che probabilmente dicono è stata sicuramente una partita delle più affascinanti, ma mi sembra stata una partita molto equilibrata, quindi il dispiacere c'è per il risultato, per la squalifica, per le mie espulsioni. Sono veramente avvelenato perché non gli ho detto assolutamente niente, e chiaramente la parola mia contro la parola del guardaligne, per cui sicuramente ci andrò a rimettere io, ma la realtà è che purtroppo c'è stata un'incomprensione e quindi sono veramente ancora molto più dispiaciuto di questo. Però, l'episodio come l'ha visto? L'episodio sul rigore, sai, dalla panchina si vedeva benissimo, quindi non riesco a dare una valutazione sinceramente. Brutta prova dell'Aquila, troppi gli errori difensivi commessi e che sono stati costati cari nella partita di Pistoia. Gli arancioni di casa vincono per 3-1, inutile il gol di Perna che solo per pochi minuti aveva riacceso le speranze dei rossoblù. Andrea Costantini. I buoni propositi restano nel cassetto e l'Aquila torna da Pistoia con 3 reti sul groppone ed una prestazione soprattutto dalla cintola in giù molto negativa. Si è fatta sentire l'assenza di Maccarrone nelle retrovie, cui si è aggiunta l'indisponibilità del neo acquisto Pesoli, non particolarmente fortunato all'esordio tra i pali di Francesco Scotti, preferito a Zandrini, relegato in panchina. In attacco c'è Perna al posto di De Sousa, sarà suo il gol che solo per qualche minuto ridarà speranze ai rossoblù. Nella pistoiese di Alvini fa il debutto l'ex tutto poi a Colombo, che risulterà l'uomo partita per gli arancioni. Dopo la girata di Anderson nei primi minuti, la gara si mantiene sul binario dell'equilibrio fino al 42esimo, quando il risultato si sblocca. Proprio Colombo la avvia servendo la corrente San Martino, il quale va al cross dalla sinistra, la palla staziona per diversi secondi a ridosso del dischetto del rigore, si origina un mucchio selvaggio e dalla mucchiata risulta vincitore Corrado Colombo, che in girata brucia Scotti, il quale riesce solo a smorzare il tiro, non a neutralizzarlo del tutto. Primo gol del centravanti con una nuova divisa arancione. Scoppiettanti sono poi i primi 11 minuti di ripresa che danno l'indirizzo al resto della frazione. Al secondo ancora Colombo dà avvio all'azione di rimessa, palla a Gargiulo che nota la poca aggressività della difesa aquilana, abbassa la testa, entra in area quasi indisturbato e fredda Scotti con un destro sotto la traversa. L'Aquila quasi al tappeto, ma che si rialza dopo appena 3 minuti. San Domenico trova spazio sulla sinistra, difesa locale sbilanciata, il furetto partenopeo affonda e serve il destinatario preferito al centro dell'area, Raffaele Perna. L'asse si ripete, il centravanti di Bacino fa 2-1. Partita riaperta, neanche per sogno, perché dopo altri 3 minuti arriva il gol di Rovini, sinistro micidiale dal limite dell'area sul quale forse Scotti non è perfetto. La partita di fatto finisce qui, la girandola di cambi non muta la sostanza, c'è la standing ovation per Colombo e c'è il tempo per un palo scheggiato dalla pistoiese. Si chiude nel peggiore dei modi dunque una settimana difficile per i rossoblù, dopo il dibattimento del processo Dirty Soccer, la richiesta a shock della procura federale e in attesa della prossima settimana con il verdetto di primo grado che potrebbe far scivolare l'Aquila nelle parti più basse della classifica. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione, buonanotte e buon weekend.